L'epigenetica è probabilmente una delle scoperte più rivoluzionarie ed entusiasmanti del XXI secolo. Gli studi hanno rilevato che la maggior parte dei geni ha un piccolo interruttore chiamato dimmer. Puoi aumentare o diminuire la sua attività. Questo significa che le persone sono in realtà molto più potenti di quanto pensassero di essere. Tutti conoscono la genetica. È il tuo DNA. Sono i tuoi geni. E pensavamo che fosse quasi il nostro destino. Ora sappiamo che non è vero. Esiste infatti un altro strato di informazione chiamato epigenetica. È il modo in cui i geni e l'ambiente comunicano tra loro. Prova a pensare, ad immaginare il tuo DNA come un copione per uno spettacolo teatrale. Se qualcuno ha mai messo in scena una commedia e ha partecipato alle prove, sa che la propria copia del copione finisce per essere modificata con note aggiuntive. Il sistema epigenetico è come tutte quelle note extra che ti dicono come usare il copione. Per potenziarti attraverso l'epigenetica, una delle cose che puoi fare è pensare in questo modo: mente, bocca e muscolo. Ci sono delle ricerche che dimostrano che quando pratichi la meditazione regolarmente, diminuisci l'infiammazione in tutto il corpo umano. L'infiammazione è alla base di tutte le malattie. Puoi immaginare la connessione tra i tuoi pensieri e i tuoi geni. Passiamo alla parte dei muscoli. In un esperimento abbiamo selezionato delle persone che avevano una forte espressione del gene dell'obesità. Le abbiamo fatte camminare per circa un'ora al giorno. Dopo 6 mesi, solo quel singolo intervento ha ridotto l'espressione di quel gene del 40%. Cosa ti chiedo di fare? Alzati e cammina, perché più lo fai, più convinci i tuoi geni a cambiare per inviare un nuovo messaggio. Invece di dire obesità, obesità, ora dice ridurre il grasso corporeo, diventare più sani. Passiamo alla bocca. Nei nostri esperimenti abbiamo scoperto che mangiare cibi sani e integrali, cucinati da te, invece di cibo processato riscaldato al microonde tutto il giorno, è ciò di cui hai bisogno. Ma indovina cos'altro è importante? La connessione umana. Anche se è solo con sconosciuti, far sorridere qualcuno influisce effettivamente sui geni infiammatori, quelli che vuoi tenere sotto controllo. Tutti sperano sempre che qualcosa come l'epigenetica ci dia una cura miracolosa, e temo che non sarà così. Non puoi davvero separare l'epigenetica dallo stile di vita. Lavorano insieme. Ci sono alcuni tipi di cancro in cui sappiamo che il sistema epigenetico presenta delle anomalie che possiamo correggere usando farmaci specifici. Una mutazione è un cambiamento nella sequenza del DNA. In caso di cambiamento epigenetico, la sequenza rimane invariata. Le mutazioni sono eventi abbastanza rari, mentre i cambiamenti epigenetici sono incredibilmente comuni. Spesso mi chiedono: «Wow, è troppo tardi per me? Sai, ho 50 anni e sono un disastro». La mia risposta è che non è mai, mai, mai troppo tardi. Ho visto piccoli miracoli accadere quando le persone hanno semplicemente abbandonato le vecchie abitudini altamente autodistruttive e hanno cambiato rotta. I cambiamenti epigenetici e la trasmissione generazionale. Probabilmente sarebbe possibile dimostrarlo a livello di popolazione, piuttosto che a livello individuale. I dati più significativi riguardanti questo fenomeno provengono da un periodo chiamato l'inverno della fame olandese, durante la Seconda Guerra Mondiale. 20.000 persone morirono di fame e molte altre riuscirono a sopravvivere, ma stavano mangiando 500 calorie al giorno. Cosa è successo a tutte le generazioni che erano legate a queste persone?
come si è scoperto, erano a un rischio molto più alto di depressione e c'erano anche problemi di nutrizione. In futuro, ritengo che inizieremo a comprendere i veri legami tra il sistema epigenetico e i processi cerebrali, specialmente per quanto riguarda la nostra salute mentale ed emotiva, ad esempio per le cause del trauma e lo sviluppo del disturbo da stress post-traumatico. Penso all'epigenetica e penso all'empowerment, il potere di scegliere come vivere a lungo e vivere bene. Questo.